Ciao, benvenuti nel video dei top del mese di aprile. Prima di tutto, mi scuso per la voce e non so quanti starnuti riuscirò a fare in questo video, ma con l'allergia è una cosa meravigliosa. Sono sempre qui a soffiarmi il naso, ma chi è allergico come me in primavera Il mi capirà. primo top di questo mese è la crema, questa qui, del Le Rocher. Questa è la Sensitive Vegetal, crema idratante. Crema idratante. Questa è un 10 ml, quindi l'ho provata per un po' di tempo e devo dire che per la pelle sensibile è fantastica perché non ha profumazione. Si tratta di un siero molto leggero e però molto idratante che si stende bene e si assorbe subito. Ottima anche come base viso e per la mia pelle mista questo è fantastico. Vi ho detto che non ha profumo, infatti è così. Non saprei che altro dire, è idratante davvero, ma è molto leggera e oltretutto ed è perfetta per la pelle sensibile perché non ha profumo ed è. Me la consiglio, a me piace tanto. Andiamo avanti, il secondo prodotto per me è una super scoperta. Questo mi è stato regalato, è il balsamo labbra della H&M, Lip Balm Passion Fruit. È grandissimo perché è un 15 grammi. Vedete che l'ho proprio finito, ha una profumazione fantastica e oltretutto è ottimo. Io non l'avrei mai detto da un balsamo labbra della H&M perché ha un prezzo comunque basso, credo perché non l'ho visto. Non l'ho visto e me l'hanno regalato. Comunque è un ottimo balsamo labbra. Il profumo l'ho detto che è buono, si stende bene, è bello morbido, idrata la labbra a lungo, non appiccica e non si sposta. Anche usato di giorno, non è quel lucidalabbra super appiccicosi o super lucidi, ma le tiene morbide e dura tanto. Io lo applico anche la sera, un bello strato, e alla mattina le labbra sono morbide, quindi wow, davvero, ed è, per la quantità è grande, perché è un bel astuccio anche da portare in borsa. E penso che il prezzo non sia eccessivo, quindi super, super promosso. Andiamo avanti. L'altro top è questo mini size di smalto del Le Rocher della linea e del Luminelle e questo è il era sotto il numero perfetto Pink Roubois. È un 3 ml, quindi è una mini taglia e io trovo che sia perfetto perché così non, il prodotto non si secca e lo si può utilizzare tutto. Se lo riesco ad aprire, vedete che è proprio finito. Il pennellino è di quelli piccoli. Il colore è un rosa molto carino perché è un rosa intenso, sembra quasi questo colore una volta applicato. Con due passate il colore è molto pieno. Io applico normalmente sempre sotto un top coat per un top coat, una base per evitare che magari i colori più coprenti vadano a macchiare l'unghia, quindi io la base la metto sempre. Poi due passate di questo si asciuga anche velocemente, quindi mi piace. Oltretutto, senza top coat, ecco, adesso è giusta la parola top coat, dura tranquillamente una settimana con anche 15 giorni, quindi davvero ha un'ottima durata. Non si va a indurire, non si va ad amalgamare, quindi tranquillamente lo potete usare e finire senza doverci applicare un solvente. Quindi wow! Si rimuove con un solvente per unghie normale, quindi non ci sono problemi e oltretutto mi piacciono. Se non sbaglio, in offerta queste da 3 ml costano 1,99 euro, quindi davvero anche il prezzo wow! Andiamo avanti e ora vi parlo di questo shampoo della linea M18, Luxury Argan Shampoo 22. È un 250 ml ed è un prodotto professionale, quindi lo trovate online oppure nei saloni. E questo shampoo dice di essere adatto per capelli fragili, secchi e privi di lucentezza. Devo dire che è. Sappiamo che il prezzo è un prodotto da salone, quindi un prodotto professionale e quindi il prezzo non è proprio di quelli a buon mercato. Questo me l'hanno inviato, quindi non vi so dire il prezzo. Però intanto è un prodotto made in Italy e quindi già una cosa importante. Poi è un buono shampoo perché comunque sia fa una bella schiuma e si risciacqua facilmente, cosa importante. Ma comunque sia deterge bene i capelli e non li appesantisce. Però è delicato sulla cute, quindi non la vai a irritare e questa è un'altra cosa molto importante.
Oltretutto non contiene siliconi o schifezze varie, ecco perché i miei capelli non sono appesantiti, li deterge bene, li lascia belli luminosi, belli morbidi. Se siete abituati a utilizzare i prodotti professionali anche a casa, io vi consiglio questo marchio perché mi ci sto trovando davvero bene. Ed è l'M18 che è comunque in Made in Italy e lo trovate anche online. Ultimo prodotto top per questo video è la crema mani cera di Cupra, che io non avevo mai visto in giro. Comunque, in azione protettiva è un 75 ml e io l'ho trovata in offerta a 1 euro, per questo che l'ho presa per provarla. Cosa dire, mi ha sorpreso. Intanto la profumazione è quella tipica dei prodotti cera di Cupra, quindi sapete un po' di che cosa parlo, ma devo dire che pensavo fosse molto ricca, molto, molto cremosa, e invece è ricca, è molto idratante, ma si assorbe molto velocemente, la cosa che mi ha sorpreso. Io preferisco utilizzare la sera, così ne metto un bello strato e la lascio assorbire, così lavora bene e mi rigenera le mani, perché sono una tragedia. Comunque sia, non ti lascia quello strato bianco, quindi, ed è molto facile anche da stendere anche per un bel massaggio alle mani. Ho trovato che in inverno era ottima per quando hai le mani rovinate dal freddo, ma anche l'ho finita di usare adesso che sto facendo del lavoro in giardino, quindi sono piena di graffi e cose varie, e davvero è una manna perché ti ripara tutto, ti lascia le mani morbide, è fantastica. Quando la ritrovo in offerta, la riprendo. Per la sera o per il periodo invernale, perché comunque è ricca, è molto ricca, ma assorbe velocemente. Velocissimamente vi mostro due prodotti che non ve ne parlo perché ne ho già parlato tantissimo, ma che continuo a finire e ricomprare. La crema mani del Livrochet, questa è l'edizione limitata, ma ogni tanto in offerta la trovate. Questa ed è quella limone e vaniglia ed è meravigliosa, cioè avvolgente, dolcissima, succosa. Wow, questa qua è. Se siete a dieta, non prendetela perché è meglio. Fantastica. E poi sempre del Livrochet, questo lo amo e lo adoro. Ed è il contorno occhi dell'Ovale Lifting, quello con l'applicatore in silicone. È meraviglioso. Io ne ho provati tanti, ma questo resta sempre il miglior contorno occhi e che io lo apprezzo tantissimo e continuo sempre a ricomprarlo. Allora, il video è finito, potete dire finalmente. Fatemi sapere se vi sono stata utile, se avete provato qualcuno di questi prodotti o come siete trovate. Io come sempre spero di avervi tenuto compagnia e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime recensioni. Alla prossima, ciao!